è diventato notaio con lo scorso concorso. Federico, ti lascio la parola e poi se i tuoi nuovi colleghi avranno delle domande, possono aprire tranquillamente il microfono o scriverci in chat che te le leggiamo. Va bene? Va bene. Allora, buongiorno a tutti, sono notaio Federico Montagna e ho conosciuto Silvio e Oassi Stemi l'anno scorso, quando abbiamo fatto l'anno scorso, 2 anni fa per meglio dire, ottobre 2019, io ho vinto il concorso indetto nel 2017, quindi quello famoso dei 300 che ne erano passati 100, sono i 100 superstiti di quel concorso. E, diciamo che l'approccio, io personalmente, io e la mia fidanzata che saluta, che qua lì, coordina lo studio e dirige lo studio, abbiamo scelto di associarci con un notaio che conoscevamo che faceva volumi importanti e di conseguenza operando, abbiamo fatto un'associazione un po' particolare, nel senso che siamo su due sedi. Riporto le mie esperienze, che poi tanto alla fine è quello che l'esperienza di tutti è individuale, quindi ovviamente ognuno deve valutare quello che cerca. Nel nostro caso, avendo aperto uno studio associato, ma con due sedi separate, nel senso che l'altro notaio, avendo aperto in un paese diciamo diverso, era essenziale quello che cercavamo, avere un programma flessibile, innovativo e soprattutto in cloud, che ci consentisse di gestire due sedi separate, come se fosse una sede unica praticamente. E allora abbiamo il nostro caro amico che era diventato notaio nel concorso prima, ci aveva parlato appunto di questo nuovo programma Notaio Next che all'epoca era appena uscito e diciamo che ci siamo interessati, siamo venuti alla presentazione appunto e abbiamo conosciuto Silvio e gli altri ragazzi di OAPoint. E niente, da quel momento lì abbiamo iniziato il percorso con loro. Nel nostro caso, abbiamo partecipato prima del coronavirus a quei incontri che avevamo fatto ancora di persona insieme a qualche altro neonotaio l'anno scorso lì a Milano, dove appunto hanno presentato il programma, fatto vedere un po' di cose, eccetera. Tra l'altro, tutti i corsi assolutamente gratuiti e esaustivi, devo dire. E poi quando sono uscite le sedi, niente, abbiamo aperto, abbiamo iniziato a utilizzare il programma. Nel nostro caso, Oasi Sistemi, faccio una breve parentesi, ci ha seguito non solo il programma in sé, quindi il software, ma ci ha installato tutti i software nello studio, ci ha quindi portato i computer, posizionato i telefoni, quindi ci ha proprio seguito, diciamo, dalla A alla Z. Adesso consiglio. Ne parlavamo prima, durante la pausa stanno anche preparando il sito internet per la promozione dello studio, quindi è proprio ci ha seguito a 360 gradi e siamo assolutamente soddisfatti. Siamo consapevoli di aver partecipato anche allo sviluppo in qualche modo, perché poi nei software nuovi è sempre così, ci sono il software è pronto e preparato, però magari ci sono tante piccole messe a punto che poi vanno fatte. Quindi il ruolo in questo caso del nostro studio era anche un po' di segnalare eventuali piccole incongruenze che dovevano essere sistemate, eccetera, eccetera. E devo dire che Oasi Sistemi ha sempre sistemato tutto e adesso il software è diventato veramente performante. Non lo nascondo, uno quando, perché penso che sia inutile nascondersi dietro un dito, quando avevamo pensato ai vari software, tanti avevano sconsigliato Notaio Next dicendo è un software troppo giovane, ha dei problemi, non funziona. Questa cosa non è stato assolutamente vero perché noi da quando abbiamo adottato Next non abbiamo avuto un solo giorno in cui non siamo riusciti ad operare o in cui siamo stati bloccati in qualsiasi cosa. Mentre con il software precedente che aveva l'altro notaio, nonostante fosse un software collaudato da anni, erano capitati vari giorni di buco in cui non era stato possibile procedere. Nonostante la pandemia, comunque devo dire che i ragazzi di Oasi Sistemi sono sempre stati disponibili a sistemare le cose che eventualmente non fossero andate bene, sono sempre stati a disposizione anche per venire qui in studio a sistemare le cose, a controllare, a installare, eccetera, eccetera. Quindi l'esperienza è totalmente soddisfatta.
Nel mio caso, ovviamente, io non ho personalmente in studio, non effettuiamo tutti gli adempimenti perché abbiamo un po' di personale, quindi dal lato registrazione, Camera di Commercio so dire qualcosa meno perché ne ho fatti veramente pochi. Io seguo direttamente per dire repertorio, ovviamente scrivo tutti gli atti, eccetera, preparazione dei fascicoli e così via. Non ho mai riscontrato una sola volta in cui qualcosa non sia andato a buon fine. E anzi, nella scrittura degli atti il sistema è molto versatile, ho preparato veramente tante bozze e devo dire che rispetto a software precedenti che avevo provato, scrivo gli atti veramente in pochissimo tempo. Io ho preparato poi tutte, sono un po' meticoloso, diciamo, nella preparazione degli atti, eccetera, però ci sono veramente tante funzioni utili che consentono anche di eliminare tanti piccoli errori che nella stesura, possono capitare, ecco. E il cloud è fondamentale. Io penso che, infatti, uno dei motivi che ci ha spinto verso Next è proprio da quello che risulta. Poi io, per carità, non sono un tecnico, ma da quello che mi risulta rispetto alla concorrenza, Next è proprio l'unico software ad essere proprio un cloud puro. Giusto, Silvio? Assolutamente, assolutamente sì, e ricollegandoci a quello che diceva prima il dottor Sabino, appunto lavorando su Azure, Azure è la piattaforma cloud di Microsoft, quindi ti confermo. No, no, tanto proprio per parlare delle cose, io so che ci sono altri software che operano, diciamo così, in cloud, ma non è un cloud puro, è una sincronizzazione, giusto? Esatto. Invece Notaio Next è proprio l'unico software che è proprio un cloud puro. Adesso, per carità, questo è un dato tecnico, però è il futuro questo, quindi anche. Una cosa che diceva l'altro notaio, ad esempio, lui era abituato molte volte a fare degli atti da casa, una specie di mini ufficio anche in casa, e lui con i software precedenti aveva comunque grandi problemi a entrare dentro, c'era proprio lento, macchinoso. Invece, da quando Notaio Next entra in qualsiasi momento, da qualsiasi parte, senza aver installato nulla sul computer, basta Chrome, con le proprie credenziali si entra. Riporto ad esempio un episodio personale che ha lasciato un po' sbalorditi tutti quando ero andato a far mutuo all'Intesa Pavia. Per varie ragioni la bozza che mi aveva stampato l'impiegata non andava bene perché c'era stato uno scambio con un'altra pratica, quindi teoricamente avrei dovuto rinviare il mutuo, era fuori. Mi sono fatto dare un portatile in extremis da Intesa, sono entrato dentro su Chrome, sono entrato in Next e io ho letto l'atto come se fossimo in ufficio. L'ho stampato e basta, cioè. Questa cosa si può fare solo con un software del genere. Cioè, da qualsiasi computer uno entra, veramente c'è dentro tutto. Basta collegarsi a una stampante e si può fare. Cioè, noi personalmente poi tutti i documenti delle pratiche, ad esempio, abbiamo fatto la scelta di scannerizzarli, di allegarli sulla pratica di Next, così da casa o da qualsiasi computer uno entra tranquillamente, in ogni momento può aprire tutti i documenti e quindi veramente. Non saprei proprio nell'immediato trovare una cosa negativa, se non ovviamente, chiaramente, i piccoli malfunzionamenti che possono capitare su qualsiasi software. Cioè, nessuno, quando uno prende un software, non bisogna fare la valutazione sul dire, ah, è capitato quella volta l'errore, quindi il software non va bene, perché è un programma, qualsiasi programma crea dei problemi, l'importante è la risposta che chi vi segue dà a questo programma. Perché non esiste il software perfetto, anche perché tante cose sono in aggiornamento. Ad esempio, non so se qualcuno se n'è accorto, ma in tanti comuni italiani adesso stanno iniziando a cambiare le misure catastali per soggetto e quindi hanno un format completamente diverso. Ovviamente, se uno prova a caricarlo nell'immediato non si riesce, ma l'assistenza è già in corso di aggiornamento e di sistemare il software per la lettura anche di questo. Quindi non è un problema del programma, è un problema di qualsiasi software, è un problema dell'Agenzia delle Entrate che ha cambiato il modello, quindi non bisogna valutare il software da questo, ecco. Non so se qualcuno ha qualche domanda, qualche cosa. Ciao Federico, mi ricevi? Sì. Mitico, ho cambiato il computer perché avevo una roba preistorica e almeno ho recuperato il microfono. Dai, ho Pistorini. Sì, io sono. Piacere.
Volevo un tuo parere. Tu hai avuto modo di provare quella mitica enciclopedia argilla? La usi? Funziona? Io sono stracurioso di dargli un occhio. Personalmente l'ho consultata qualche volta, però allora diciamo che io sono associato a un notaio che faceva veramente tanti atti, quindi nel nostro studio abbiamo un argilla umano, ecco. Non perché argilla non sia fatto bene, ma quando mi serve un atto tendenzialmente vado a prendere un atto dell'altro notaio, cioè, c'è talmente tanto un'enciclopedia di roba che però argilla, le poche volte che l'ho provato, è fatto veramente bene, anche perché i notai Damascelli, giusto, l'hanno fatto, Esatto. cioè quello studio lì, comunque sono dei notai molto preparati, quindi assolutamente è un formulario che funziona. Tra l'altro il bello di argilla è che, a differenza dei formulari cartacei che tanto giravano una volta, c'è già tutto lì sopra, quindi basta fare due clic e inserisci le clausole in atto. Quindi anche su argilla, nonostante non l'abbia io utilizzato, ma per mia scelta personale tantissimo, funziona veramente bene, ecco, quindi nulla da dire, assolutamente. È Potrebbe una cosa essere da un fatto. provare, ecco. Poi il formulario per un notaio è sempre una cosa molto personale, quindi per carità va valutata, però è assolutamente, assolutamente da provare. Tipo un alter ego del notaio esperto, se Sì, dovessi scegliere di esatto. proseguire una storia del genere. Grazie. Niente. C'era una domanda in chat. C'è una domanda del dottore Lia: è possibile sapere come funziona con prodotti Apple, iPad, Mac? Immagino che girando su una normale pagina di rete non ci siano problemi. Esatto, nel senso, non faccio rispondere il notaio Montagna perché col notaio Montagna abbiamo fatto una scelta di inserire tutti i PC Windows in Okay. studio. Allora, non è che lo consigliamo, però l'idea è questa, è che voi dovete immaginare che lavorerete molto con il ministero, e il ministero tendenzialmente lavora quasi esclusivamente con Windows. Quindi noi come centro specializzato sponsorizziamo l'utilizzo di Windows, anche perché siamo partner HP e quant'altro, però ovviamente nulla vieta ai notai di utilizzare Apple. Nel caso specifico, problemi non ce ne sono, perché quello che diceva anche il notaio Montagna prima, basta andare su Chrome e da lì lavorare. Quindi il sistema Notaio Next è multi-device, e quindi problemi non ce ne sono. Cosa diversa è, magari in fase di consulenza che vi possiamo dare come centro specializzato, nulla vieta di utilizzare Apple, siamo pronti con i tecnici, sono formati anche sui sistemi operativi di Apple. Sicuramente noi sponsorizziamo proprio Windows, perché ci sono alcuni programmi del ministero che non sono compatibili con la struttura Apple. Sì, io, scusa Silvio, faccio un lato pratico, eccetera. Noi siamo in contatto anche con diversi studi grandi, sia di commercialisti, sia di notai o avvocati a Milano. Non ce n'è veramente uno, dalla mia esperienza che ho sentito, poi magari Silvio mi smentisce, ma non ce n'è uno che utilizza Apple sul lavoro, perché il consiglio che noi abbiamo sempre ricevuto è quello: Apple funziona benissimo, eccetera, però come dice Silvio, con tanti software ministeriali si creano problemi di incompatibilità. Quindi il consiglio è, per carità, scelta libera, ma di utilizzare sempre sistemi Windows per il notariato, perché con altri sistemi rischia veramente di crearsi delle incongruenze. Se poi uno ha un computer da casa dove vuole entrare e entrare in Next per scrivere un atto, per fare delle pratiche, assolutamente penso che sia compatibile, non c'è nessun problema. Però come sistema di studio, utilizzare Apple per lo studio è un po' forte, almeno per il notaio, perché si crea tanta incompatibilità, tanti problemi. Esatto, il dottore Riaschi, sì, lo utilizzerei come sistema secondario più che altro. Assolutamente, nel senso che non ci sono problemi da quel punto di vista. È un nostro consiglio, nel senso che poi qualora decidessi di utilizzare Apple, problemi Sì, è sono. compatibile, ecco, anzi, assolutamente, non è quel. Più che Notaio Next sono i software ministeriali che poi non girano. Il problema è più. L'abbiamo visto poco tempo fa che un software è aggiornato al 98. Sì.
note o misure, non mi ricordo qual era. No, no, vabbè, adesso non tiriamo in ballo il programma Nota Sogei, il cui ultimo aggiornamento era del 3 marzo 2006, quello che adesso è stato sostituito, almeno per nome, sicuramente lo conoscerete con Unimod, ma Nota Sogei era già obsoleto anni fa, è già obsoleto anche solo su sistemi Windows. Diciamo che per rispondere all'ultima osservazione del dottor Elia, che dice che lo vorrebbe utilizzare come sistema secondario, più che altro come, con un utilizzo come mobile, sì, io personalmente consiglio, comunque sarei un po' restio ad utilizzarlo, un sistema mobile per quanto riguarda la videoscrittura, perché è vero che è un sistema multi-device. Se io dovessi però scrivere un atto con un cellulare Android piuttosto che con un iPhone, per quanto belli, per quanto sono comunque sempre dispositivi con uno schermo non così grosso come potrebbe essere lo schermo di un PC. Certo, se lo devo utilizzare per vedere l'agenda, per avere un riferimento, per vedere i miei appuntamenti, assolutamente. Tanto l'importante è entrare sulla pagina Chrome di Next e assolutamente lo posso utilizzare, quello sì. Però personalmente io, ad esempio, non lo utilizzerei per la videoscrittura, a meno che non abbia un dispositivo che ha uno schermo abbastanza potente. Sì, per esempio un iPad, adesso fanno questi iPad che praticamente sono dei mini computer con tastiere e quant'altro, esatto. Sicuramente lì immagino che una videoscrittura sia molto più performante. Magari scrivere sullo smartphone potrebbe essere un po' scomodo, ecco. Esatto. Non che non si possa fare, però insomma. Non è come scrivere un messaggio in WhatsApp, ecco, tanto per dire. Esatto. Esatto. Va bene, ci sono, se non ci sono altre domande, oppure il notaio a vostra disposizione per qualsiasi altra domanda abbiate. L'ultima cosa, forse è un po', ne parleremo lo stesso nei prossimi incontri, ma utilizzando Next, che software ha installato, tipo Unimod, Fedra? Cosa si installa per gli adempimenti, penso? Cioè, tu fai tutto con Next? Tutto con Next. Anche gli adempimenti, cioè non dobbiamo scaricare quei programmi assurdi? No. Così. No. Quindi anche dal computer della nonna tu fai gli adempimenti. Esatto. Bellissimo. Salvo che devi avere ovviamente la firma digitale. Sì, eh. Esatto, infatti, quella è l'unica che ti serve. No, anche dal computer della nonna. Non c'è, infatti, proprio l'utilità che dicevo, ad esempio noi l'impiegata che aveva, che faceva le società, diciamo, gli adempimenti societari, prima utilizzava Fedra, ma assolutamente tutto con Next. Si fa tutto, dall'A alla Z. Tra l'altro, piccola menzione, cosa che è molto utile, adesso ribadisco, noi siamo uno studio associato a distanza, quindi mi rendo conto che è una cosa un po' particolare, però magari alcuni di voi si associeranno con un notaio, magari apriranno sedi secondarie e quindi avranno dipendenti su più uffici, se non adesso, in futuro. Una cosa molto utile che noi abbiamo su Next è il fatto di poter mandare l'adempimento alla firma. Vale a dire, tante volte l'impiegato che fa un adempimento non si trova nell'ufficio dove siamo noi, ma si trova nell'altro ufficio, o viceversa, qui si trova qui, ma deve fare un adempimento per l'altro notaio. Su Next è possibile, se il dipendente non ha sotto mano la smart card, mandare alla firma l'adempimento al notaio. Il notaio, dalla sua postazione, immette la firma digitale e il dipendente, dalla sua postazione, dovunque si trovi, si trova l'adempimento firmato e quindi può mandarlo. Per cui, anche se notaio e dipendente o firma digitale per N motivi sono su due computer diversi, è assolutamente possibile farlo. Per la serie, se il notaio ha a casa la febbre, l'adempimento societario o della registrazione o trascrizione lo fa lui e c'è un impiegato in studio, può mandarlo tranquillamente alla firma, lo firmano e poi lui da casa lo manda, senza avere la smart card dietro, per il tema appunto del device. È bellissimo. Sì, sì, assolutamente. Ovviamente resta inteso una cosa, che
essendo un programma in cloud, ma questo vale in generale, non facciamoci la testa. Il tutto è direttamente proporzionale alla velocità della rete e alla performabilità del computer. È chiaro che se utilizzo un computer del 2000 che ha 6 giga di memoria e ha una rete lentissima, è chiaro che Next gira male, ma girerebbe male qualsiasi programma al giorno d'oggi, perché poi non installa gli aggiornamenti. E comunque un notaio, questa è una cosa che magari limitava molti nella scelta, dice: ma se ti prendi il programma in cloud, se poi non va la rete, il tuo programma è bloccato e non puoi far niente. Va bene, sono d'accordo. Rispetto al programma classico installato sul computer, magari ci può essere un piccolo problema. Allora, in 7 mesi è capitato un giorno che facessi fatica ad aprire gli atti a causa della rete, è capitato un giorno, e comunque si possono scaricare gli atti in Word, e io quel giorno li ho rogitati in Word 4 atti, quindi non ho avuto nessun problema. E comunque a sera, era un giorno di sabato, tanto per dire, e a sera il problema era risolto. Punto secondo, il notaio senza internet al giorno d'oggi non fa niente, perché se non va internet non vanno le visure, non si possono fare gli aggiornamenti, non si può fare nulla. Quindi lo studio è comunque bloccato, non bisogna fasciarsi all'idea di dire il programma mi crea problemi, anche perché è un programma che gira veramente con poco, cioè non ha delle cose eccezionali, delle capacità di rete eccezionali, ecco. Mi riallaccio a questo, giusto solo per fare una breve parentesi. Un'idea, ad esempio, potrebbe essere quella di avere una linea internet di backup, quindi la linea principale per qualsiasi motivo, indipendente ovviamente dal programma, ma indipendente anche dallo studio, non dovesse andare, ci sono strumenti per poter fare uno switch su una linea secondaria e quindi il notaio, lo studio potrebbe anche addirittura non accorgersi di questo genere di problemi. Ad esempio, Esatto. ecco, poi tornando al discorso del computer della nonna o computer del 2000, questo è un altro tipo, è un altro, un'altra problematica, nel senso che sicuramente con computer un po' obsoleti, uno per il fatto che magari i sistemi operativi obsoleti non sono più mantenuti da Microsoft stessa, su quelli eviterei in generale di andare a lavorare, proprio perché Esatto. un computer con ancora XP che uno potrebbe avere a casa per n mila motivi, direi che non è il caso di Sì, utilizzarlo. ma a quel punto il problema non è notaio Next, il problema è lavorare, è usare quel computer, non è notaio Next, è Sistema usare quel operativo. computer. Certo, assolutamente. Però fatte queste due brevi parentesi, ecco, diciamo che appunto, come diceva il notaio, non ci sono controindicazioni. Va bene. Aggiungerei, Federico, scusami, visto che parlavamo del tuo studio, e prima parlavamo appunto di dominio, quindi spero che poi i tuoi colleghi abbiano un po' capito, ma comunque siamo sempre disponibili a riapprofondire. Però una cosa molto comoda nello studio appunto del notaio Montagna e del notaio Boiocchi è che loro hanno alcuni dipendenti che si spostano da una sede all'altra Tutti, non alcuni, tutti. Precisiamo. a seconda delle esigenze. E notaio Next ha risposto in maniera, diciamo, molto, in maniera direi sartoriale sullo studio, in quanto ogni utente, ogni persona avendo il proprio utente, non fa altro che quando passa da uno studio all'altro loggarsi sul dominio con le proprie credenziali e quindi ritrovare esattamente da una sede all'altra la sua stessa schermata già impostata Esatto, ma non solo da una sede all'altra, da un computer all'altro, perché tante volte anche quando vengono da noi non sono in computer diversi secondo le esigenze. Tutti i computer sono standard, sono uguali, in qualsiasi computer vanno, loro mettono le loro credenziali, hanno la loro mail e il loro account di Next, che è quello personalizzato che hanno loro. Quindi esatto. ognuno ha la sua schermata principale, ognuno ha le sue cose, ecco. Gli ultimi fascicoli lavorati, banalmente. Esatto.
Va bene, Federico, io credo che sei stato esaustivo e spero che i tuoi colleghi abbiano, insomma, apprezzato. Se hanno altre domande, se tu ci puoi concedere altro tempo, volentieri. Se no, procederei con, se vuoi rimanere collegato e vederti com'è la gestione del CRM, ma penso che tu la conosci benissimo. Conosciamo, conosciamo. Se no, procederei avanti. Va Ditemi. bene. Ditemi qualche cenno in chat, se volete aprire il microfono, ditemi voi. Ecco. Aspetta che c'è una domanda. Sì. Se una dipendente lavora per due notai diversi, bisogna avere per forza due utenze distinte, ovviamente No. associato. No, ce n'è una unica. Cioè, poi nel senso anche lì dipende da come è costruita l'associazione, perché l'associazione notarile poi è un tema magnum. Allora, cioè, lì dipende da come è messa giù. O Interpretare, se un dipendente. meglio, cioè io la interpreto, scusatemi, la interpreto in questo modo, ma il dipendente lavora per due notai diversi, ovvero sia uno dei due notai annexed e l'altro notaio ha un altro sistema operativo, cioè, perdono, un altro gestionale, o entrambi connessi? Perché se entrambi sono next, allora Entrambi, no, entrambi con connessed, Next. ok. Sì, no, infatti Studio arrivavo. non associato, però specificato. Sì. No, allora lo studio associato, allora dipende, nel senso, dipende da come è costruito lo studio associato. Ci sono degli studi associati di tutti i tipi. Lo studio associato classico è lo studio associato dove ci sono due notai che tutti i loro atti sono in associazione, passatemi il termine. Quindi il notaio non ha una partita IVA individuale, qualsiasi tipo di attività finisce nel calderone associazione. Allora, in quel caso ovviamente non ha senso avere un dominio individuale e un dominio dell'associazione, c'è soltanto un dominio comune dell'associazione dove ci sono tutti i dipendenti, punto. È chiaro che se invece uno dice, guarda, io sono associato, ho, non so, una sede principale associato e invece ho una sede secondaria che faccio per conto mio, le spese sono le mie, i dipendenti sono i miei, in quel caso allora ovviamente uno avrà due account, perché si tratta di due attività completamente diverse. Però nell'associazione classica c'è un unico account dell'associazione dove ci sono tutti i dipendenti. A differenza invece, devo dire, della RUN, che purtroppo non ha questa possibilità e quindi ognuno ha la sua RUN individuale. Ma lì sarebbe tutto sdoppiato perché comunque lo stesso dipendente avrebbe due account all'interno delle due run dei singoli notai. Quello sì, ma la runa è una cosa diversa. Due account di Next con Separati. dominio notaio 1, notaio 2, la runa sarebbe ovviamente separata e quant'altro, quindi e anche le email. Quando vado a lavorare, se la mattina lavoro dal notaio 1 e il pomeriggio lavoro dal notaio 2, dovrò per forza di cose collegarmi la mattina con le mie credenziali Next del notaio 1 e al pomeriggio con le credenziali del notaio 2 e vedrò alla mattina le mail relative allo studio 1 e al pomeriggio le mail dello studio 2. Tanto per essere chiari, noi abbiamo uno studio associato, abbiamo un unico calderone dove c'è tutto, c'è la possibilità di selezionare notaio Montagna, notaio Boiocchi, io vedo tutti gli atti che stipula Boiocchi, Boiocchi vede tutti gli atti che stipulo io, punto. Chiaro. Quindi i dipendenti in qualsiasi momento possono intervenire su tutto. Sì, E c'è ovviamente. una via che sarebbe quella del notaio non associato, ma che diciamo sta prendendo piede negli ultimi anni, del notaio non associato che collabora con un altro notaio. Non so se ho reso l'idea. Sì. Cioè, non è un'associazione di fatto, quindi non c'è un'unica partita IVA, c'è una partita IVA di un notaio A e la partita IVA di un notaio B, ma questi due notai collaborano. Questa è un'altra forma che sta prendendo piede negli ultimi anni. Che penso fosse quello a cui stava pensando il notaio Dia. Sì, Penso di sì. Silvio, voglio capire quanto è deontologica questa collaborazione, cioè, questo è un altro discorso, perché Sì, certo. su questo dobbiamo aprire una parentesi. Diciamo che qui commentiamo il fenomeno dal punto di vista tecnico, ecco, non dalle. No,
Una piccola menzione che volevo dire sempre nell'ottica associazione. Io sono associato a un notaio che ha 50 anni, Boiocchi, fa una media di 1000-1500 raccolte l'anno e dall'inizio carriera aveva quanti repertori? 40.000, qualcosa del genere. Allora, ovviamente la sua condizione e il suo timore iniziale, lo dico per chi vuoi, magari si associa con un notaio, ecco, in carriera. Il suo timore è dire: sì, io Next lo metto tutta la vita, ma mi devono importare tutto. Tutto quello che c'è me lo devono importare. Loro hanno importato tutto. Quindi c'è tutta la storia del notaio. Io vado su Next, vedo anche gli atti di Boiocchi del 2004, li apro e c'è dentro tutto, tutto quello che c'era. Tra l'altro, abbiamo avuto un problema perché proprio mentre stavamo passando a Next è entrato. Ci hanno criptato il software vecchio dell'altro notaio e quindi gli hanno cancellato metà atti. Ti ricordi, Silvio, Assolutamente, lo ricordo benissimo anche, che fortuna. no, era curioso come cosa perché il notaio mi aveva chiamato e detto, no, io i backup fortunatamente ce li ho perché nel senso, prima avevano il server ed è riuscito praticamente a mettere tutti i backup su un disco esterno e poi ce l'ha mandato via posta, insomma. Comunque, nonostante tutto, hanno recuperato tutto, eh. All'incirca i primi di gennaio, cioè se non era l'1, il 2, una roba di questo tipo, quindi mi aveva proprio chiamato e no, siamo riusciti. C'è stato un lavoro, sicuramente il notaio Boiocchi, insomma, ci ha dato una grande mano perché, comunque, anche lì, in quel caso lì, parlo dell'import dei dati, ovviamente non è che di punto in bianco vengono migrati, vengono fatti prima dei test di import. Sì. Fondamentalmente cosa diciamo? Noi abbiamo fatto un primo import, voi lo dovete validare, quindi entrate delle pratiche a caso e verificate se c'è tutto all'interno. Non tutte le pratiche, si fa a campione, se su 4-5 pratiche è tutto a posto, allora lì poi si procede. Questo essendo un database vuol dire che è stato replicato in maniera corretta, allora a quel punto poi viene esteso su tutto e viene fatto l'import definitivo. E quindi poi hanno incominciato a lavorare su uno taionet. Silvio, ti devo salutare perché ho degli appuntamenti. Assolutamente. Grazie. Grazie della disponibilità.